leader, un programma invitante. Il 2000 è iniziato per la città di Palermo e per la nostra regione con la prima visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e sua moglie, la signora Franca. Sindaco Luca Orlando, qual è l'importanza e il significato della visita del Presidente Ciampi per Palermo e per la Regione? La prima visita fatta dal Capo dello Stato nel 2000, dedicata a Palermo, dedicata a Catania, dedicata all'intera Regione Siciliana, un modo per sottolineare le cose importanti, significative, anche i problemi di questa nostra Regione. La visita di Ciampi è importante perché è stata un'occasione perché il Presidente della Repubblica vedesse con i suoi occhi i palazzi di questa nostra città, un circuito virtuoso che si è costruito negli anni e che costruisce una grande risorsa di sviluppo per la nostra regione. Una visita importante perché il Presidente Ciampi ha colto nei discorsi che abbiamo tenuto all'Assemblea regionale siciliana la voglia di futuro della nuova classe dirigente di questa regione. Io credo che il senso della visita fatta col Presidente della Repubblica a Palazzo del Rettorato, all'Osteri, sia proprio quello di dire occorre che anche l'Università sia parte di questo circuito virtuoso e nel definire il programma e la visita alla città di Palermo, anziché stare un'ora a vedere qualche altro monumento, qualche altra chiesa, qualche altra piazza, qualche altro aspetto della vita palermitana, e se è sembrato che fosse opportuno questo incontro con la realtà universitaria. Una visita importante perché ha consentito al Presidente della Repubblica, che lo ha più volte ripetuto, quanto sia cambiata Palermo, anche quella Palermo che col volto di Brancaccio ha dimostrato che non c'è più un quartiere di Palermo che non abbia più, come in passato avveniva, la scuola, era rimasto solo Brancaccio. Adesso anche Brancaccio ha la sua scuola media modernissima, ma anche una scuola intitolata a Don Pino Puglisi, che è un uomo, un sacerdote che muore perché il suo sorriso, la sua gioia di vivere, il suo bisogno di comunicare valori positivi dava fastidio alla mafia, forse tanto quanto danno fastidio le sentenze, i processi o l'azione politica o delle forze dell'ordine. Assessore, quindi finalmente una nuova scuola a Brancaccio. Io credo che la cosa più importante è che possiamo dire oggi che padre Puglisi non è morto in vano. Cioè quelli che l'hanno ucciso per il suo impegno e per il suo modo di essere, possono sapere per il futuro che non è uccidendo qualcuno che si risolvono i problemi, perché qualcun altro porta avanti le sue idee. Va pensiero. Thank you.
presidente Ciampi e Lady Franca hanno concluso la loro visita a Palermo al Teatro Massimo ed è stato molto emozionante. Sì, emozionante e bellissimo il Teatro Massimo, ma anche l'ingresso al teatro e l'uscita dal teatro per dimostrare che questo teatro riaperto è un simbolo straordinario di cambiamento, di futuro, di progresso, ma anche la conferma che siamo consapevoli che esistono tanti problemi. Il capo dello Stato assieme con me ha parlato con i dipendenti della manifattura tabacchi che rischiano di perdere il posto di lavoro perché la loro azienda, ancorché che produca in maniera economicamente assai efficace, rischia di essere chiusa per una scelta centrale dell'azienda di Stato, e al tempo stesso ha incontrato uscendo quanti rivendicavano un trattamento umano per gli immigrati. È stato bellissimo quando il presidente Ciampi, rivolto a questi cittadini che contestavano giustamente il trattamento disumano di tanti immigrati, ha detto: la vostra protesta mi fa onore. Il pubblico palermitano a teatro ha risposto in maniera molto calorosa alla presenza del presidente Ciampi. Quando è finito lo spettacolo tutti si sono girati per uscire guardando verso il palco reale dove io ero assieme col capo dello Stato, ed erano tutti quasi fermi ad aspettare quasi un segnale. Io ho iniziato a applaudire ed è partita una standing ovation straordinaria. Certamente questa presenza della signora Franca Ciampi ha reso più facile alla città, ha reso più facile al sindaco, ha reso più facile a mia moglie di avere con il capo dello Stato un rapporto più umano. La visita del presidente Ciampi si conclude a Palermo lasciando il Teatro Massimo sotto una debole pioggia, ma nella nostra città rimane la forza di continuare quel cammino fatto fino adesso anche grazie a questa ulteriore presenza dello Stato. Yeah, one night, two.